Il nostro viaggio adesso lo dobbiamo continuare e doverosamente e dolorosamente, devo dire purtroppo, dobbiamo andare con il cuore in quella zona del mondo, nella zona asiatica, dove in queste ore si stanno vivendo momenti di tragedia vera e propria. Non possiamo negarlo, non possiamo nasconderlo. Ne ha parlato il Papa ieri anche all'Angelus. L'abbiamo ricordato questa mattina, lo ricordiamo ancora, come il Santo Padre, Papa Francesco, ha voluto far sentire la sua vicinanza alle popolazioni delle Filippine. Sto parlando appunto delle Filippine e, come saprete dai resoconti dei telegiornali e anche dai nostri resoconti, ovviamente, come quella regione sia stata flagellata da questo tifone, Haiyan, che ha mietuto migliaia di vittime, purtroppo non sono ancora quantificabili, il numero è destinato a crescere, e creato dei danni veramente tremendi. Il Papa ha voluto far sentire la sua presenza, la sua vicinanza e ci ha anche invitato a dare il nostro aiuto concreto, oltre che con la preghiera. Noi ora vogliamo anche proporvi una testimonianza, la testimonianza di Don Diego Lorenzi, che tra l'altro era stato ai tempi, nel 1978, ai tempi di Giovanni Paolo I, era stato segretario personale del Patriarca di Venezia, anche quando fu eletto Papa nel suo brevissimo ma intenso pontificato. E poi ha ricoperto vari incarichi all'estero e in primo luogo quello di missionario nelle Filippine. Proprio lui che adesso ci riferisce la situazione, come si sta vivendo in queste ore a Manila, e ci svela alcune cose veramente preoccupanti. Intanto che ci si aspettava fosse uno dei tanti tifoni, perché non è nuova quella zona ad essere colpita da questo genere di cataclismi. E invece il tifone che si è abbattuto, il tifone Haiyan, che ha devastato le Filippine, non era uno dei tanti, non è stato uno dei tanti, si è abbattuto con una violenza non prevista. E tra l'altro veramente purtroppo il numero dei morti non è quantificabile, si parla da un po' di ore di 10.000 morti, ma è una cifra che è destinata ineluttabilmente a crescere. E poi soprattutto c'è un altro aspetto che non va trascurato, però non voglio dirvelo io, voglio invitarvi ad ascoltare le parole di Don Diego Lorenzi, raggiunto telefonicamente dal collega Paolo Fucili. Sentiamo. Le Filippine, il Vietnam, la Cina sono colpiti da almeno una ventina di tifoni durante l'anno, nella stagione che va da giugno a novembre. È stata l'irruenza, la potenza, la cattiveria dei venti a 100, a 300 km all'ora che ha mandato all'aria quello che era stato previsto come uno dei tanti tifoni. Ha colpito la parte centrale delle isole Filippine, ha colpito soprattutto una zona più o meno conosciuta che è l'isola di Cebu, a 2 milioni di abitanti. L'altra isola, sempre nel centro delle Filippine, chiamata Leyte, poi c'è Samar, anche lei ha avuto la capitale di 1 milione di abitanti colpito, per cui la conta è quasi impossibile. Questi 10.000 di cui si parla da 48 ore sono destinati ad aumentare in modo, non posso dire esponenziale, però in modo notevole, notevole. Diciamo, a conta fatta certamente sì, soprattutto per i danni materiali alle strutture, alle case e anche alla campagna. Quella zona del centro delle Filippine è una zona prettamente agricola, già la gente stenta a sopravvivere, la pioggia e l'uragano ha sconquassato i terreni dai quali ricevono il minimo di sussistenza. Riso e un po' di frutta, per cui la stampa dice avremo un numero di poveri in aumento. Permette che dica che le Filippine con 100 milioni di abitanti quasi, e ne hanno 50 che sono ritenuti poveri e, ultime statistiche, ne hanno 18 milioni ritenuti alla fame. Come avete sentito, sono numeri veramente incredibili quelli che ci ha rivelato
Don Diego Lorenzi, vi voglio ricordare che questa sera, nell'appuntamento consueto delle 18.30 con il nostro TG, proporremo l'intervista integrale a Don Diego Lorenzi e quindi potrete ascoltare in maniera completa le rivelazioni incredibili che ci ha svelato. Voglio anche sottolineare come la Presidenza della Conferenza Episcopale ha risposto prontamente all'appello di Papa Francesco del dare aiuti concreti alle popolazioni martoriate da questo tifone e ha disposto lo stanziamento di 3 milioni di euro dai fondi derivanti dall'8 per 1000 come prima risposta solidale alla tragedia che ha colpito le isole filippine. E anche il direttore della Caritas italiana, Don Francesco Soddu, sottolinea l'importanza di un aiuto concreto e immediato. La Caritas italiana ha già stanziato 100.000 euro per questa terribile emergenza, soprattutto ha messo a disposizione un conto corrente che forse starete leggendo anche in questa, stiamo mandando poi anche i sommi impressione, comunque ve lo leggo, il conto corrente Caritas è il numero 34 70 13 34 70 13 con la causale emergenza filippine per poter dare il nostro aiuto concreto a proposito di questa tragedia che non si consuma solamente in queste ore di emergenza ma che purtroppo si svilupperà in tutta la sua portata anche nei giorni, nei mesi a seguire, perché come abbiamo sentito anche da Don Lorenzi il problema è, sono le conseguenze terribili che il tifone ha causato, conseguenze che riguardano problemi strutturali, cioè l'agricoltura completamente devastata, l'agricoltura è il sostentamento principale di quella regione.